La sua richiesta di voltura è andata a buon fine. Peccato però che Edoardo Scarpetta di Quartu all'Enel, Servizio Elettrico Nazionale, non avesse mai inoltrato nessuna richiesta di cambio voltura e quindi di cambio dati. Eppure le è capitato. Sì, purtroppo mi è capitato all'improvviso perché non avendo chiesto nulla, loro mi hanno mandato questa lettera il 19 marzo, dicendomi che abbiamo ricevuto dall'acquirente unico la notifica di voltura per la fornitura in oggetto a favore di un altro cliente, pertanto la fornitura non sarà più intestata a suo nome. Questo è quello che io ho ricevuto. E ovviamente si è dato da fare subito per cercare di capire cosa fosse capitato e che cosa ha scoperto. Allora, ho scoperto che intanto per avere informazioni bisogna scrivere e quindi al telefono sì, ti danno informazioni generiche, ma non più di tanto. Ho scoperto che la mia fornitura è passata a un altro gestore ad altro nome, però non so né chi è il gestore ad oggi, né tantomeno chi è il cliente che ha chiesto questa A voltura. prescindere Non però poi con solo. la voltura le bollette nuove arriverebbero a lei, dovrebbe pagarle lei, oppure in caso contrario, se l'altra persona non dovesse pagare, le richieste di pagamento poi tornerebbero a lei. No. Allora, allora, io ho pagato una bolletta inizio marzo, praticamente di chiusura a questo punto. Adesso le prossime le dovrebbe pagare questo fantomatico altro cliente, che non si sa chi sia, che però poi ha dominio assoluto sulla mia utenza. Mi spiego meglio, se lui domani vuole chiudere il contratto, lo può fare, lo potrebbe fare e mi lascia praticamente senza luce. E potrebbe anche non Questo è. pagare, però. Potrebbe anche non pagare, potrebbe anche non pagare. E a quel caso, però, siccome la fornitura è sempre legata a un contatore che è nel mio palazzo, che è mio, è chiaro che potrei andare incontro a dei problemi. E comunque se lui non paga, poi possono interrompergli comunque l'elettricità. Io non ho più dominio su nulla. Ecco, Edoardo Scarpetta, lei ha il timore, almeno se l'ha fatta come idea sicuramente, che qualcuno possa aver approfittato, se è andato a leggere il codice cliente nei contatori del condominio, per cercare in qualche modo di andare al risparmio o di comunque poi creare dei disagi a lei? Io vado sempre per la buona fede e mi auguro che sia solo un errore, però è chiaro che in questo bailam che sta succedendo di cambi, controcambi, eccetera, per diciamo, il gestore privato, è chiaro che qualcuno può essere venuto a conoscenza del mio contatore e ha fatto questa cosa. Non capisco bene le motivazioni, però. Però ha capito che ha dovuto aprire il portafoglio e ci dica quanto ha speso per poter poi rifare una nuova No, voltura. allora, per poter risolvere in modo abbastanza veloce, io ho dovuto richiedere peraltro, consiglio del stesso Servizio Elettrico Nazionale, ho dovuto richiedere una voltura, una controvoltura, diciamo, e tutta questa bella operazione mi costerebbe 77 euro, di cui 23 la voltura e 51 come deposito cauzionale. Un deposito cauzionale che io verso su un'utenza che è già mia praticamente, In per cui avevo già ultimissimo, la casa. Scarpetta, in un flash, lei conta ovviamente di andare a sporgere denuncia perché presume che ci sia qualcosa che non va. Allora, intanto voglio sapere qualcosa in più, quindi a quale gestore è andata la mia utenza? Voglio sapere. Allora, per fare questo è obbligatorio fare una denuncia e dopodiché mandare tutto a questo acquirente unico, peraltro
io devo anche comprovare che sono il proprietario dell'immobile, cioè robe incredibili. Per togliermi la fornitura hanno chiesto solo probabilmente il codice del contatore. Per potermi riappropriare, ho dovuto invece, devo dare un sacco di documentazione, compresa la denuncia alla questura o all'autorità giudiziaria. A me sembra veramente una cosa fuori da ogni sopportabilità. Ecco.